Buonasera a tutti. La settimana scorsa non ho fatto la diretta perché un po' ci sono chiaramente minori aggiornamenti rispetto a quelle che sono state quella che è stata insomma la programmazione regionale, un po' perché c'è particolare confusione, un momento complicato, e devo dire che ho pensato che parlare meno fosse in qualche maniera meglio rispetto a tutta una serie di polemiche che ci sono state anche riguardo alle scelte che la Regione Campania ha fatto in queste settimane, in questi mesi. Oggi però, un po' perché in realtà in molti mi hanno chiesto comunque di dare ragguagli, mi hanno chiesto insomma di capire quale fosse la posizione della regione nelle prossime settimane, mi sono convinta a riprendere. In particolare ci sono state una serie di questioni sulle quali vorrei tornare. Come immagino molti sapete, le ordinanze della Regione Campania sono state impugnate e per la seconda volta il TAR ha dato ragione alla Regione. La cosa non mi ha sorpresa, nel senso che chiaramente noi rispetto a quella che è la pandemia e la diffusione del contagio, abbiamo cercato di adottare scelte che fossero sicuramente molto rigide, ma che in qualche maniera riteniamo poi abbiano difeso la salute dei cittadini e il TAR di fatto ci ha dato atto di questo. Intanto saluto Brunella Cataldo, Antonella Serpico, Maria Gentile. E, ovviamente quindi mi fa sicuramente piacere, d'altro canto fa male vedere impugnate le ordinanze perché mi pare che in qualche maniera si siano creati dei blocchi. La Regione Campania, l'ho ripetuto tante volte in questi anni, ha sostenuto la scuola campana tutta. Abbiamo noi per primi aperto le scuole al pomeriggio, quindi abbiamo davvero cercato di sostenere azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Se abbiamo fatto questa scelta è stato evidentemente perché c'erano una serie di dati che erano allarmanti. Il Presidente nelle settimane scorse ha spesso parlato di numeri del contagio in valore assoluto. Una cosa che secondo me però va detta e forse è stata comunicata poco è il fatto che noi, quando abbiamo preso per la prima volta questa decisione, abbiamo fatto un raffronto rispetto a quello che era stato il giorno di avvio dell'anno scolastico e considerate le 2 settimane precedenti e le 2 settimane successive a questa data. E avevamo notato che mentre nelle 2 settimane precedenti il contagio in quelle successive era triplicato, nella scuola era aumentato di 9 volte. Questo ci aveva naturalmente fatto capire che la situazione fosse quantomeno allarmante. Per questo abbiamo deciso di tenere una linea che fosse particolarmente dura. Detto questo, sicuramente noi stiamo ripensando ad una possibile ripartenza della scuola. Sicuramente stiamo lavorando, abbiamo dato delle priorità. Io ho raccontato nelle settimane scorse che il mondo della scuola, le organizzazioni sindacali avevano immaginato appunto quali potessero essere le priorità per la scuola, cioè quegli studenti che avevano più difficoltà con la didattica a distanza. E vi devo pure dire che mentre all'inizio tutti erano molto contrari a questa nostra decisione, a mano io ho cominciato a ricevere messaggi di genitori che dicono che in realtà i ragazzi stanno lavorando bene, che si stanno impegnando, che la DAD sta funzionando e di questo io vorrei ringraziare tanti dirigenti scolastici e tanti docenti che davvero ci stanno mettendo cuore e anima perché chiaramente si sono resi conto della
difficoltà che stanno incontrando i nostri ragazzi e quindi stanno cercando comunque di porvi in qualche maniera rimedio. E quindi abbiamo immaginato una ripartenza, per esempio, per la prima e la seconda classe della primaria, i laboratori per gli istituti professionali, ma anche per gli istituti tecnici. Noi abbiamo già consentito che si possa fare una didattica in presenza degli studenti disabili. Devo anche dire, per esempio, saluto Anna Greco, visto che si è collegata, che tra l'altro è stata una mia docente, e dicevo, anche rispetto per esempio ad alcune critiche che sono state mosse alla regione e anche alcune associazioni con le quali ho contatti ormai continuativi da 5 anni, che ci hanno mosso critiche rispetto a questa apertura, c'è stato onestamente un grande dispiacere, perché è ovvio che noi siamo in emergenza e che nell'emergenza abbiamo immaginato comunque di dare una mano, di tendere una mano a delle famiglie che possano avere determinate difficoltà in questo momento. Quindi, anche se mi rendo ben conto che non è la situazione ottimale, abbiamo immaginato comunque la possibilità per questi studenti di essere in presenza, quindi di popolare le nostre scuole. E ancora, naturalmente, i servizi per l'infanzia. Io ci tengo a raccontare una cosa che mi è successa qualche settimana fa. Una maestra delle scuole dell'infanzia mi ha mandato le analisi che ha fatto rispetto al Covid. È risultata positiva e mi ha scritto un messaggio molto polemico, ma mi rendo conto, insomma, che in un momento di difficoltà può essere normale, polemico, perché diceva: voi all'inizio non avete sospeso le attività didattiche in presenza anche per le scuole per l'infanzia, e quindi io mi sono di fatto ammalata. Io volevo fa riflettere le persone rispetto a questa questione, perché è facile dire lasciate le scuole aperte e tornate in presenza, fate tornare tutti i nostri studenti in presenza. Il punto è che quando tu hai una responsabilità istituzionale, devi pensare anche a quali possano essere le conseguenze. Capisco bene che qualcuno possa dire: ci sono conseguenze anche rispetto alla dispersione scolastica, rispetto alle competenze che possono acquisire degli studenti. D'altro canto, noi abbiamo comunque una responsabilità rispetto alla salute dei nostri cittadini, dei nostri bambini, delle nostre insegnanti. Quindi è semplicemente per dire che noi ogni volta che operiamo delle scelte lo facciamo naturalmente sapendo che ogni scelta potrebbe non essere quella più giusta, ma lo facciamo naturalmente in coscienza. C'è un'altra cosa che mi premeva di dire, non l'ho fatto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse perché ci sono state tantissime polemiche. Il Presidente aveva ironizzato su una mamma nelle settimane scorse perché aveva parlato di suo figlio, sua figlia, non ricordo se fosse una studentessa o uno studente, che piangeva per ritornare a scuola, e lui si era stupito del fatto, diciamo, che un bambino volesse tornare a scuola. Questa cosa mi ha fatto riflettere, sia perché da madre io ho avuto una figlia che piangeva effettivamente quando era iscritta alla primaria, perché lei non voleva fare assenze, voleva essere sempre presente a scuola. Lo faceva per una questione di socialità, perché i bambini a 7 anni, 9 anni sono contenti comunque di incontrare i loro coetanei. E lei quindi, quando aveva la febbre, per esempio, piangeva perché voleva tornare a scuola. A me questa cosa ha fatto riflettere, perché nessuno ha pensato che io e mia figlia, quando aveva la febbre, a scuola non la facevo andare, anche se piangeva. E a quella madre io avrei detto: pensi possa essere la scelta più giusta e più opportuna far decidere delle sorti di una regione, della salute dei cittadini di quella regione, metterli nelle mani di un bambino o di una bambina che legittimamente piange, ma un genitore deve fare la scelta giusta. Io facevo la scelta giusta impedendo a mia figlia di frequentare
la classe, le lezioni, nel momento in cui non stava bene, perché era prioritaria naturalmente la sua salute. È questo che noi dovremmo fare. Io vedo tanti tifosi in questo periodo come se fosse una battaglia. In realtà l'unica vera battaglia noi la dobbiamo affrontare rispetto alla pandemia. Dopodiché a cascata sicuramente cercheremo di far tornare i nostri studenti a scuola. È ovvio che cercheremo di tutelare quello che è il diritto allo studio dei nostri studenti, ma la priorità sicuramente deve essere la salute. C'è un'altra notizia che volevo dare. Qualcuno mi chiede quando pagano le borse di studio 2019-20. Il bonus Io Studio, come ho detto più volte, è finanziato dal Ministero dell'Istruzione e normalmente, almeno gli anni scorsi, li hanno liquidati intorno a gennaio-febbraio, per cui ritengo che anche quest'anno sarà lo stesso. Mentre c'è una notizia che vorrei dare che riguarda il Comune di Napoli per quanto riguarda il bonus per le persone disabili. Noi abbiamo in realtà liquidato e abbiamo completato tutte le liquidazioni per 57 degli ambiti territoriali. Oggi gli ambiti territoriali sono 60. Un ambito però che abbiamo diviso non ha cominciato ancora a operare come due ambiti, quindi diciamo che mancano all'appello due ambiti territoriali. Sono contenta tra l'altro che molti stanno scrivendo evidentemente comprendendo che la sospensione dell'attività didattica in presenza è una scelta che è stata opportuna e dettata naturalmente dalle contingenze. Quindi dicevo, per quanto riguarda il bonus per persone disabili, non è stato ancora liquidato esclusivamente in due ambiti territoriali, l'ambito con Capofilavolla e l'ambito del Comune di Napoli. Per quanto riguarda il Comune di Napoli, ci tenevo a dire che ho sentito l'assessore Monica Buonanno che mi ha comunicato che hanno terminato i lavori e che hanno pubblicato il decreto. Ovviamente è ancora un decreto provvisorio perché naturalmente le persone avranno dei giorni di tempo per proporre ricorso. Vi devo pure dire che so bene che avete aspettato. Ma che l'assessore ha fatto davvero il possibile, che conosco personalmente il dirigente che si occupa di servizi sociali, che davvero ha lavorato pancia a terra, così come hanno fatto gli assistenti sociali che lavorano appunto presso il Comune di Napoli. So bene che non è una giustificazione accettabile per chi poi il bonus doveva riceverlo. Mi rendo pure conto però che noi ogni volta possiamo operare per quelle che sono le possibilità. Ad ogni modo, credo che sia una buona notizia il fatto che appunto il decreto sia stato pubblicato. Era stato pubblicato credo addirittura sabato notte, dopodiché hanno visto che c'erano delle incongruenze, dei piccoli problemi, quindi hanno revocato quel decreto e credo che in giornata l'abbiano ripubblicato. Quindi diciamo che nell'arco di massimo 2 settimane noi sicuramente liquideremo questo bonus. Naturalmente vi terrò aggiornati, quindi noi dobbiamo aspettare che il decreto provvisorio, la graduatoria provvisoria diventi definitiva e poi potremo procedere con la liquidazione. Vi assicuro che impiegheremo pochissimo tempo, insomma cercheremo di essere rapidi di modo da non farvi aspettare oltremodo. Io davvero spero che voi possiate comprendere quelle che sono state le scelte della Regione in queste settimane, in questi mesi. Sicuramente nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni noi cercheremo di occuparci della prossima programmazione regionale, mettendo al centro quelle che saranno le politiche scolastiche, ma anche le politiche di inclusione. Abbiamo immaginato, per esempio, una legge sulla disabilità,
perché riteniamo che vada modificato quello che è un paradigma sbagliato, e quindi rimettere al centro la persona, le persone. E quindi nelle prossime settimane noi già stiamo facendo tutta una serie di incontri con le organizzazioni sindacali, con gli enti del terzo settore, con gli ambiti territoriali, perché credo che solo attraverso una collaborazione, vedo Pisano, mi pare, che mi ha scritto. Allora non esce la fase 2. Sì, come già detto, la fase 2 si è quasi conclusa. Gli unici due ambiti territoriali che non hanno ancora mandato gli elenchi sono Napoli e Volla, e il Comune di Napoli però ci ha già comunicato informalmente che la graduatoria provvisoria è pronta, per cui nell'arco di una decina di giorni ci manderà quella definitiva, e quindi noi potremo naturalmente liquidare. Quindi, per quanto riguarda invece la prossima programmazione, sicuramente cercheremo di lavorare insieme a tutti gli attori che in qualche maniera poi sostengono quello che è il sistema di welfare campano, e in questo modo naturalmente cercheremo di far fronte a quelle che sono le esigenze delle persone. Io vi ringrazio e sicuramente ci aggiorneremo alla prossima settimana o tra 15 giorni, dipenderà naturalmente se ci saranno degli aggiornamenti, di modo che possiate rimanere informati. Quindi il fatto di non essere presente tutte le settimane è stato solo dettato dalla inutilità, nel senso che nel momento in cui devo comunicare qualcosa sono ben felice, anche perché mi rendo conto che a volte, soprattutto in un momento di criticità, sentire vicine le istituzioni può essere un toccasana. E ovviamente se ci saranno appunto delle novità o delle questioni da affrontare in questa settimana, comunque lavoreremo per cercare di capire come poter ripartire in sicurezza con le nostre scuole, tenendo sempre ben presente che la priorità resta e resterà naturalmente la salute dei bambini, dei più piccini, ma anche naturalmente degli adulti, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, di tutto il personale scolastico non docente, di tutti i cittadini. Intanto, prima di salutarvi, vi invito naturalmente a stare attenti, inutile dirlo perché in realtà ormai ciascuno di noi conosce persone che questo maledetto virus l'hanno contratto. Ci sono state però delle immagini che sono circolate ieri e l'altro ieri anche in rete, che hanno lasciato tutti con l'amaro in bocca, perché se pensate a tutte le persone che in questo momento stanno male, stanno soffrendo, è sembrato uno schiaffo la folla che ha invaso Via Caracciolo piuttosto che le spiagge. Quindi ricordiamo che ci sono delle persone che stanno male, e che è anche una responsabilità nostra, di tutti noi, che le cose possano migliorare. Vi saluto e ci rivediamo e ci risentiamo alla prossima settimana.